Nuova settimana, nuova top 1-1. Questa settimana dirigerà i migliori 11 della top, mister Roberto Truppi. Merita questo riconoscimento perché si fa trovare pronto alla chiamata del destino, approfittando della squalifica di mister Sanò, mettendosi in luce con un successo che incoraggia la Dozzese nel cammino finale di questo campionato. Efficace! Sena Zonavino torna da Porto Maggiore a reti inviolate, lo deve molto al suo portiere. Luca Menarini, assieme al suo reparto difensivo, risulta uno dei migliori in campo, regalando alla classifica di mister Collina un punto che lascia ben sperare per il proseguo del campionato. 10 mani! Crepalcore Arcigno è compatto in quel di Nonandola. Non era semplice portare a casa un punto contro una Prieve, presentandosi in una condizione mentale molto vantaggiosa per via della sua classifica. Buona prestazione per il giovane Riccardo Cocchi, classe 95, che dimostra una buona personalità e buone doti difensive. Si conferma ancora una volta giocatore d'utile e prezioso per questo Codifiume. Fabio Zanga mette a segno la rete del dischetto pareggiando i conti del match. Bomber! Ottima prova del centrale difensivo dell'Anzolavino, Marco Pelotti. Sfoggia un'ottima prestazione in quel di Porto Maggiore, annullando gli attacchi al veleno di Corvino e compagni. Traghettatore. Un punto importante per questo Corticella che torna da Santa Maria Codifiume con la speranza di far bene in questo finale di campionato, cercando il miglior piazzamento in zona playout. Damiano Compagnucci, autore di una buona gara per i bolognesi, mette a segno dal dischetto la rete del momentaneo vantaggio. Sguardo di ghiaccio. Buon punto per la capolista San Lazzaro in quel di Conselice, che dopo essersi trovato sotto di una rete, reagisce con il suo centrocampista di spicco, Filiberto Cacciari. Si libera di un avversario mettendo a segno di testa una rete davvero opportunista d'area di rigore, approfittando della sua dote migliore, ovvero l'inserimento. Abbagliante! Ne approfitta dei passi falsi delle prime due della classe questo Casalecchio. Va in gol il giovane centrocampista Mattia Pasquini, realizzando la rete del successo ai danni del San Patrizio, ormai risucchiato nel vortice dei playout. Filippo Vallante realizza la rete da 3 punti che permette alla sua Dozzese di rincorrere lo spiraglio per evitare i famigerati playout. Porta a casa la palla dell'incontro Luciano Gamberini. Ha deciso il match tra Castellettese e Zocca in un solo tempo, mettendo a segno prima un eurogol su punizione e poi una doppietta da dischetto di rigore. Cecchino! Doppia per Francesco Cumani. Il bomber persicetano mette a segno una doppietta che regala ancora una speranza a questo persicedo di rincorrere il primato. Olimpionico! Vittoria importante e fondamentale incamerata al 90esimo ai danni degli immolesi del Tozzona Pedagna. Grazie al senso del gol del suo bomber Matteo Mari, il Funo riesce a portare a casa quei 3 punti che servivano per allontanarsi momentaneamente dalla zona calda dei playout. Agguerrito! Anche per oggi la top 1-1 è giunta al termine. Ci vediamo la prossima settimana. Ciao!